È meglio che scappi da adesso, eh. Che è successo? Io lo sapevo, ci hanno fatto la multa. Ma che sai a di? Certo. Io quando dico che si non mi niente, mi credi che è bucia. Tu si non mi niente, basta. Guarda qua. Non si passa niente. Quant'è? 80 euro. Madonna. Madonna. Io me lo faccio vedere pure il stel, perché questa multa ti costerà 160 euro. E perché? Ti spiego subito, perché 80 euro vai a pagare la multa e gli altri 80 mi compro quello che voglio io. Perché? Teniamo il conto in comune e facciamo tutto in comune. 80 tu e ci paga la multa, 80 io e mi catto quello che voglio. Strunzo! Acquistito un bar? Ciao, questo era scontato di 2 centesimi. Ma vattene, scriviamo gli sconti, tanto per la cassa i prezzi sono sempre originali. Ma non mi hai chiesto se voglio la carta di negozio? Perché avete rotto il cazzo, tanto non accetto nessuno. Vabbè, questo è vero. Scusi, dove sono i cereali? Nelle piante. Non lo so, vai là, trovi mio collega e ti dice la stessa cosa. Perché questo yogurt è scontato? Perché è scaduto da quando è stato costruito questo supermercato e cambiamo la data ogni giorno, ma secondo te? Sono una cassa aperta, ma dai. Sì, abbiamo solo una cassa aperta, tanto per creare la fila di 1 chilometro, poi aprire la seconda e quello che era ultimo sarà primo e vedere la tua faccia è qualcosa strafigo. Amore, posso uscire con i miei amici? Perfa, amore, faccio il bravo. Va bene. Ciao. Ma te li riprendi? Mi stai riprendendo? Ehi, potrai essere gnocca quanto ti pare, ma se non sai cucinare nemmeno una lasagna, vorrà dire che allora mangeremo altro. Dimmi che è ragazzo tirchio, senza dirmi che è ragazzo tirchio, parte 3. Questa sera cena al McDonald's, semplicemente perché c'è il Big Mac a 3 euro. Eccomi, hai aspettato tanto? No, fa no, un po' perdona, caldo. Perdona mia. Sì, lo so. Dai, andiamo. Perché questo sedile sta lì indietro? L'altro giorno che ho accompagnato mamma dal medico, probabilmente si era sdraiata. Comunque tua madre è strana, cioè come va seduta così? Perché magari si è rilassata un pochino mentre andavamo. Tu pensi che io sono pendeja? Tu me ves a me la cara de pendeja? A chi hai fatto salire su questa macchina? A chi hai fatto salire su questa macchina? Quando come me vivi in un appartamento di 37 metri quadrati, appena lasci qualcosa in disordine, ti sembra subito tutto sporco. Ma per rimediare, basta veramente, veramente poco. Tac, spegni la luce e diventa subito tutto più accogliente. Non vedi la tua merda e vivi molto, molto meglio. Amore, ti ho stirato tutte le camicie, ti ho pulito lo studio e per stasera ti ho cucinato il tuo piatto preferito. Ma grazie, amore! Ma ora dimmi la verità, che cosa hai combinato? Niente, con la tua carta di credito ho comprato una borsa da 1000 euro. E lo sapevo io. Cosa hai portato, amore? Porridge al cioccolato. Ma sei così tenera. Però sai cosa? Il primo cucchiaio lo diamo a te. È caldo? Sì, no, è velenoso. Metti che ho messo il veleno poi mi fai morire. Che furbo, sei proprio marocchino, mamma mia. Ma ovvio, ascolta, io mi fido di quello che mi dai te da mangiare, dai. Primo cucchiaio, mangia la testa zitta, dai. Vai a. Che bella che sei. Che bella che sei mentre mangi cioccolato. Allora, non è velenoso. E perché mi hai fatto questo stamattina? Cosa ti ho fatto? Perché ieri me l'hai dato benissimo. Ah, ok, va bene. Va bene, buon appetito.